Sono lieta di accogliere in Campidoglio, in questa occasione così significativa e importante, i testimoni viventi del rastrellamento del Quadraro, avvenuto il 17 aprile di 74 anni fa, all'alba di una mattina come questa. Commendatore Renato Corsi. Commendatore Giovanni Mola. Commendatore Oreste Prosperi. Commendatore Giuseppe Schiavoni. Commendatore Umberto Spadoni. Commendatore Sergio Frezza, che oggi non potrà essere presente e per il quale sono qui con noi i figli Marco e Paolo. Commendatore Guido di Roma, che ci ha purtroppo lasciato recentemente e per il quale è qui con noi il figlio Angelo. Saluto il Presidente dell'Assemblea Capitolina, Marcello De Vito. Saluto il Consigliere regionale, Paolo Ciani. Saluto la Presidente del Municipio VII, Monica Lozzi. Saluto il Presidente del Municipio V, Giovanni Boccuzzi. Saluto il Professor Enzo Orlanducci, Presidente dell'Associazione Nazionale Reduci dalla Prigionia, dall'internamento, dalla guerra di liberazione e i loro familiari. Saluto il dottor Pierluigi Amen, membro dell'associazione, curatore delle ricerche storiche che hanno consentito di ricostruire con precisione i fatti. Saluto e ringrazio tutti coloro che si sono adoperati per ottenere questo importante riconoscimento. Saluto la Presidente della Comunità Ebraica di Roma, Ruth Dureghello, i rappresentanti dell'ANPI e dell'ANFIM, tutte le autorità civili e militari presenti. Saluto gli studenti. Sono onorata di accogliervi nella casa dei cittadini romani, in un anniversario che ha reso Roma ancora più famosa per il suo coraggio. Il quartiere del Quadraro è stato uno dei centri nevralgici della resistenza romana. I suoi abitanti si sono distinti per coraggio e solidarietà, tanto che il Presidente della Repubblica, Carlo Azeglio Ciampi, lo ha insignito nel 2004, unico quartiere della capitale, con la medaglia d'oro al merito civile. Ma proprio questo primato ha reso quello che allora era un sobborgo in cui si viveva semplicemente come in un grande paese, un obiettivo strategico per le alte gerarchie naziste che decisero di colpire i quartieri dove la resistenza trovava maggior sostegno. Il Quadraro, un quartiere di piccole case intervallate da orti e tratti di campagna, fu espugnato all'alba del 17 aprile 1944. I soldati tedeschi rastrellarono centinaia di uomini, sorprendendoli nel sonno. Alcuni avevano appena 16 anni, come voi oggi. Furono deportati nel campo italiano di Fossoli e poi inviati nel centro Europa a lavorare nelle fabbriche del Terzo Reich in condizioni disumane. Sopravvivere nelle mani di chi mostrava il massimo disprezzo per la vita umana è stato prima di tutto un atto di coraggio. Essere venuti qui oggi a ricordarci un momento importante della storia cittadina e nazionale è per noi un dono prezioso, un patrimonio che siamo onorati di ricevere e che testimonia il valore di ogni singola vita umana. In questa occasione desidero rendere omaggio anche a Don Gioacchino Rei, il parroco della chiesa di Santa Maria del Buon Consiglio, che tanto si adoperò per gli abitanti del Quadraro e al quale la Presidenza della Repubblica ha recentemente assegnato la medaglia d'oro al merito civile. Don Gioacchino Rei aiutò tutti coloro che poté aiutare, senza tener conto della fede religiosa o delle idee politiche. Oggi siamo qui, su incarico del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che saluto e ringrazio, per consegnare le onorificenze di Commendatore al merito della Repubblica Italiana a coloro che continuano a testimoniarci gli orribili avvenimenti di 74 anni fa. Ed è con piacere e riconoscenza che svolgiamo questo incarico, perché è una testimonianza che è giusto trasmettere ai più giovani. Desideriamo fortemente coltivare questa consapevolezza. Con i viaggi della memoria, tra i quali quello a Fossoli,
che si è svolto un paio di settimane fa. Con la realizzazione di questa e altre giornate del ricordo, sono i semi della dignità e della libertà che vogliamo piantare, affinché ciascuno di noi sappia cos'è accaduto e si senta capace di costruire un futuro migliore per la comunità in cui vive. Ringrazio in particolare i professori e tutti gli studenti che oggi hanno voluto essere presenti qui con noi e che vedo con grande piacere perché sono il nostro futuro. Ora, talvolta possiamo chiederci, e magari voi potete chiedervi, perché celebrare, perché ricordare? Perché viviamo in una realtà molto complessa, in una realtà difficile, nella quale, come è stato detto, ci sono purtroppo delle scintille di odio e di intolleranza che di tanto in tanto si accendono. E l'errore più grande che possiamo fare noi tutti è di sottovalutarle, di essere indifferenti, di girarci dall'altra parte. Sappiamo bene, perché la storia ci insegna, che l'indifferenza, la tolleranza a determinate manifestazioni poco democratiche può portare a crimini orribili. Lo sappiamo perché ce lo hanno raccontato, lo sappiamo perché lo leggiamo nei libri di storia e per fortuna nessuno di noi era lì a viverlo, ma alcune persone questi periodi li hanno vissuti, queste violenze le hanno subite e per fortuna sono qui con raccontarlo. E allora quello che noi dobbiamo fare è ascoltare queste persone, riconoscere la gravità dei fatti che sono accaduti, saper riconoscere i segni e prevenirli, spegnere queste scintille. Ed è una grandissima responsabilità che abbiamo tutti, tutti noi e tutti voi, così giovani. Ed è una responsabilità alla quale non vi potete sottrarre. Ma noi abbiamo grandissima fiducia in voi e siamo certi che se ben guidati e se conoscerete tante di queste situazioni, saprete reagire e costruire un futuro migliore. Ed è con grande fiducia che vi chiedo di accogliere con rispetto questa cerimonia di consegna di onorificenze che si svolge qui oggi. Grazie a voi per essere qui con noi, grazie a tutti.